Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Room VR. Oggi andiamo a provare questo, diciamo, escape room, questa sorta di escape room. Andiamo a settare prima due impostazioni. Abbiamo la possibilità di... Allora, questo prima di tutto inizio a specificarvi, è un gioco degli stessi sviluppatori, dei The Room, ma a differenza dei The Room normali che costano dai 6 euro l'ultimo ai 5 euro... The Room 1 e The Room 2 è un The Room che costa parecchio di più perché costa circa 30 euro perché è un gioco ovviamente VR che ha necessità di un altro tipo di sviluppo. Andremo a provare il gioco, andiamo un attimino a settare le prime impostazioni, andiamo a settare i dettagli al massimo, l'anti-aliasing al massimo. L'occlusione ambientale, la luminosità volumetrica, tutto attivo al massimo, così proviamo a vedere un attimino come gira e soprattutto la visualizzazione dei comandi con la possibilità di prendere gli oggetti, ci si muove con il teletrasporto, quindi qui non si va a camminare, quindi ci sarà una sorta di movimento a teletrasporto. Ok, iniziamo la nuova partita. Giochiamo in piedi. Calibra la tua altezza in piedi. Ok, calibra la tua altezza. Resta immobile al centro della tua area di gioco e seleziona il comando per la calibratura. Resto in piedi. Ok, siamo alla stazione di polizia. Qua abbiamo le nostre mani. Insomma, si sta facendo tardi, devo tornare al lavoro. Ok, intanto scusate che sistemo un pochino il... Carino. Allora, rotazione veloce, vedete che qua poi mi accusate che scatta il video, ma in realtà è una cosa della realtà virtuale. Devo sempre fare molta attenzione a... Vedete che posso puntare gli oggetti. Capire un attimino come funziona. Ok, teletrasporto, ok. Avanza. Per vedere i punti in cui vi teletrasportate, ok, possiamo andare qua. Afferra la manina del proiettore con il pulsante di presa ad abbassala. Sono scomparse decine in poche settimane, ma questo è uno dei casi più bizzarri. Figo. E quindi? Il deposito del British Institute of Archaeology. Qui il professore è stato visto per l'ultima volta. Com'è possibile che qualcuno riesca ad uscire da un edificio tanto sicuro senza che nessuno se ne accorga? Andiamo avanti. Non ho tirato bene. Ok. Il dottor Montgomery era specializzato nello studio di inestimabili reliquie egizie. Aveva detto ai colleghi di essere vicino a una scoperta clamorosa. Loro dicono che ultimamente sembrava molto distratto. Andiamo avanti. Questo è il manufatto che il professore stava studiando quando è scomparso. Non manca nient'altro, non ci sono tracce di eruzione e colluttazione. Non ha alcun senso. Dovrei controllare se il sergente ha lasciato un rapporto sulla mia scrivania. Ok, va bene, adesso volevo solo muovermi, cioè potrei anche camminare, ma ovviamente mi servirebbe una stanza immensa. Teletrasportati sul punto, là. Sì, poi torniamo fuori, vedete che qua si torna nuovamente a dare un'occhiata di sotto. È carino il fatto che comunque non si può andare, diciamo, a sbattere addosso a cose e soprattutto non è propriamente un escape room, è un gioco ad enigmi, però... Ok. Raccogli. Figo. Allora, uno strano gentiluomo in età avanzata mi ha chiesto di te. Mi ha consegnato un pacchetto dicendo che ti avrebbe aiutato a fare chiarezza sulle sparizioni. Avrei giurato che quel dannato pacco facesse un rumore stranissimo, ma la gente ha detto che era solo nella mia testa. No. L'ho riposto nella tua cassaforte in caso tu voglia dargli un'occhiata. Qualcosa lì dentro, no? Non si può prendere. Andiamo qua. Fermati.
Fare attenzione perché questo onestamente è anche il primo gioco in cui sto avendo dei problemi di spazio perché è tutto molto. Non potendomi muovere dove voglio, devo per forza ricalibrare la zona. Mannaggia, devo guardare di fuori. Ok, se mi sposto lì, così iniziamo a vedere anche i primi problemi, diciamo, di movimento. Io mi metto in un punto che non mi dà fastidio. E poi mi sposto di là. Ok. Vuoto. Prendi la chiave. Ho capito che prendi la chiave, però. Se io punto, vediamo se funziona. Prendiamo la chiave. Aggiungi la chiave all'inventario, premendo il grilletto. Rilascio la chiave per aggiungere. Ok, aggiunto all'inventario. Dovrei controllare la cassaforte. E fin lì ci sono. Dove sarà la cassaforte? È qua, dietro di me. Quindi adesso giro. Apro l'inventario col tasto X, che dovrebbe essere qua sulla mano sinistra. Uso la chiave, inserisco qui. Ha un non so che anche di esoterico questo gioco, comunque. Con quello dovrei aprire la cassaforte, ma nel deposito delle prove c'è qualcosa che può aiutarmi. Scusa, questo? No, il deposito delle prove dovrebbe essere lì, là, dove? Ok, archiviare la prova nel corretto numero a caso per agevolare il recupero. Il sistema di archiviazione non è troppo complicato. Siete investigatori, sbrigatevela da soli, sergente. Allora, in pratica che cos'è questo? Ah, possiamo mettere il numero della prova e qua ci sono tutte le prove. Capito, ma io cosa devo fare? Sono sicuro che abbiamo confiscato qualcosa che potrebbe aiutarmi a scassinare la cassaforte. Dovrebbe essere elencato sulla lavagna. Incendio, aggressione, scasso. Ok. E mai cancellato. Tentato omicidio, furti minori. Boh. Ho capito, mai cancellato. Lo scasso è cancellato. Allora, William Clark. William Clark. Mi pare di aver visto però un deposito di prove, una serie di foglietti. No, vabbè, incendio, aggressione, scasso, cancellato, tentato omicidio, no, furti minori, H11, facciamo H. Non posso prenderlo quello. Orologio da taschino. Ho aggiunto l'inventario, vabbè. Allora, W2. Devo studiare ancora bene una cosa di questo gioco perché se devo dire è molto molto interessante. Il problema è appunto il movimento che non va molto d'accordo con. Allora, lo scasso è quello, ma non si riesce a capire che cavolo abbia scritto lì. Forse là potremmo andare a dare un'occhiata, ma non si può andare là.
Ok, ci sono finalmente arrivato. Praticamente la C del cognome è la lettera, come vedete qua, Adams, Evans, è la E, Wright, è la W, quindi la C sicuramente. E poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi sarà C6 e troveremo l'oggetto per scassinare sta cassaforte. Esatto. Allora, questo cos'è? Sergente Collins. Ah, ok. Mi ruoto, vado là e adesso apriamo l'inventario e prendiamo questo e lo piazziamo qui. Per piazzarlo qua, ok. È tipo una pescatole. E là. Allora. Ok. Vediamo. No. Ok, allora, quindi a logica, questo gira, fa muovere questo, che fa muovere questo, vediamo un attimo come funziona così, ok, allora sicuramente questo non arriva lì in fondo, quindi sicuramente questo va a far muovere questo, questo no, questo muove lì. Questo muove lì e questo no. Così. Vediamo. Ok. Sì, è sempre più esoterico, molto Cthulhu style questo. Ho avuto una visione. Oddio. No, non devo fare nulla, lo devo mettere qua, magari. No. E non riesco a capire cosa devo fare. Chiedo venia per i metodi non ortodossi, detective, ma ho delle informazioni di vitale importanza che riguardano un caso su cui stai indagando. Immagino che avrai molte domande, quindi ti prego di prendere questo oculare e lasciare che ti mostri che... Ah, ok, perfetto. Come abbiamo già visto in tutti gli altri The Room. Ma cacchio si fa? Allora, io vi dico, vi do giusto, ma adesso vabbè, lo indossiamo. Usa l'oculare con il tasto X. Okay. E questo è il classico minigioco che ci sono in tutti i The Room. Voglio dare solo un'occhiatina ancora con l'oculare. Diciamo che allora possiamo già trarne delle conclusioni perché il gioco non è assolutamente male. Il gioco si presta molto bene al VR, la grafica è carina. Ha alcuni difetti, secondo me, che in primis è il movimento così. Adesso daremo magari un'altra occhiata alle opzioni per vedere se non è possibile muoversi normalmente. Il problema è che io sono messo in questo modo.
se io mi aggiusto all'interno della mia stanza in modo un po' più intelligente, vado a spostarmi e non vedo magari più gli altri blocchi di spostamento. Mi sarebbe piaciuto un movimento, magari la possibilità di scegliere che tipo di movimento usare. Graficamente dicevo molto carino, il fatto di maneggiare degli oggetti come tutti i classici The Room, quindi la possibilità di interagire con queste cose, di poter premere tasti. Vedete che adesso qua abbiamo sbloccato qualcosa. Sarebbe da capire. Poi anche il fatto della la presenza di costanti aiuti andando a tirare questo ci sta dando aiuto. Adesso riceverà un suggerimento da scrivere il tempo. Ci sono tante cose che si possono andare a fare anche qua. Oddio, cosa ho fatto? Cioè, io non ho molto spazio qua davanti a me, quindi aspettate che metto l'oculare. Beh, sicuramente sarà questo da prendere. Infatti. E adesso dovremo andare a mettere. Oddio. Spettacolo. Siamo in caricamento. Questi giochi qui generalmente durano 2, 3, 4 ore. Di enigmi ce ne sono un'infinità, da quello che ho visto, e generalmente il nostro aguzzino o enigmista va a comunicare con noi dando questi foglietti qui. Allora, è un peccato che non abbia un sistema fisico. Il gioco è carino, graficamente carino, se vi piace risolvere i puzzle, sì. L'unica cosa, allora, non dà neanche nausea, perché ovviamente non ci sono i movimenti e i passi. Ovviamente non è un gioco sicuramente per tutti, per via del prezzo, per il fatto che il VR ormai non ce l'hanno in tanti. Io mi sento comunque di promuoverlo. Non è un escape room, è il classico enigma sullo stile, sulla falsariga dei The Room. Quindi è senz'altro interessante, se avete adorato i The Room, poter maneggiare con mano. Non ha quella bellezza, diciamo, da tenere in mano le cose di altri giochi, però sicuramente ha il suo perché anche questo gioco. Questo era The Room VR. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!